vero che la Celestina che viene proposta non è la Celestina di Fernando de Rojas, tuttavia devo dire che la vicinanza tra i due testi è abbastanza considerevole. Quando andrete a teatro e vedrete la prima scena direte possibile, qua siamo esattamente al contrario, partiamo dalla fine. Detto questo, non dimenticherei che la figura di Celestina non è del tutto inventata, cioè questi personaggi, nell'opera si dice, viene detto che fa 300 mestieri, una cosa del genere, fa la lavandaia, la profumiera, la stiratrice, la prostituta, gestisce un bordello, ripara verginità e via dicendo. È una figura che aveva delle corrispondenze, non dico a questi livelli, però abbastanza realistiche anche nell'epoca. Nell'opera viene detto chiaramente, e lo sappiamo poi anche da documenti dell'epoca, i bordelli erano centri di socializzazione importanti, trasversali alle classi sociali. Però avrà una carriera discreta, almeno in provincia, e morirà nel 1541 senza aver scritto più nulla se non la Celestina, che scrive quando ha all'incirca 20 anni, 22 anni. Quindi quando è giovanissimo, poi non scrive più nulla, perché per lui la Celestina fu probabilmente un esperimento, un divertimento, un ozium, unito invece a quella che era una formazione universitaria e poi una professione. Luca Ronconi è eccezionalmente bravo a utilizzare quello spazio scenico immenso, che è un problema anche del teatro Strehler, e lo utilizza molto, nella regia di Celestina, lo vedrete tra pochi giorni, no? Quindi salgono, scendono i personaggi, si allontanano, si avvicinano, perché questa è una commedia di rivieni, di movimenti. Ci si trova di fronte ad una materia che è di per sé incandescente. Avete sentito parlare di denaro, di sesso, di una donna che vive al di fuori della città, che fa mille mestieri, quindi già una, diciamo, una professionista a fine 400. Ecco, un materiale incandescente modernissimo, che però calato in un involucro che rimane comunque un involucro datato 1499. Voi vi dovete immaginare una specie di uragano che spinge contro delle belle porte rinascimentali, le forza, e poi cosa succede? Che a un certo punto questo uragano queste belle piccole porte rinascimentali le fa cadere, schiantano. Così sono le battute della Celestina, così le frasi che vengono pronunciate sono delle esplosioni che vengono dopo un accumulo di tensione enorme. Ma ciò che emerge, che cos'è? Che contenuto e forma coincidono perfettamente. Il contenuto è che la vita è un labirinto senza senso. La forma di questa pièce teatrale, che è tutto un incastro di scene di andirivieni, è anche sul labirinto, è la stessa cosa. Questo labirinto, in maniera estremamente teatrale, Garnaut e prima di lui De Rojas ce lo consegnano sulla mano.